Salve a tutti da Elisabetta. Oggi un nuovo video tutorial nel quale vi mostrerò come realizzare un paio di orecchini con delle perle Swarovski. Per realizzare il nostro paio di orecchini abbiamo bisogno di perle Swarovski da 4 mm, da 10 mm e da 12 mm. Poi abbiamo bisogno di perline Toho 15-0, perline Toho 11-0, di un orecchino a perno con castone e di chaton Swarovski da 6 mm compatibili con l'orecchino a perno, ago e filo da tessitura. Allora, ecco qua, questo è il modulino che andremo a realizzare. È una perla che praticamente viene ingabbiata da delle perline più piccole e da delle perle sempre da 4 mm più piccole. Ora io per realizzare il paio di orecchini ho creato due misure diverse di questo modulo. Ho creato una misura con una perla da 12 e una misura con una perla da 10. Quindi in questo caso ci sono 7 perle che decorano la perla centrale. Invece in quella più piccola ce ne saranno 6. Dobbiamo ridurre quindi di un elemento l'incastonatura. Però ora vi faccio vedere come si fa. Dobbiamo iniziare inserendo le perline e dobbiamo inserire una perlina 11-0 e 3 15-0. Poi di nuovo una perlina 11-0 e 3 15-0. Una perlina 11-0, 3 15-0, lo facciamo per 6 volte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. La riportiamo giù e facciamo un nodo, le chiudiamo a cerchio. Ci spostiamo un pochino uscendo sempre dopo la perlina 11-0. Abbiamo il nostro cerchio di base. Ora inseriamo due perline 15-0, una 11-0 e di nuovo due perline 15-0 e ci andiamo ad inserire nelle perline 11-0. Praticamente faremo tutto il giro, usciamo dalla 11-0, inseriamo queste e entriamo nella 11-0 successiva in questo modo. Di nuovo, 1, 2, la 11 e di nuovo le 15. Maniera, ecco qua, inseriamo l'ultima, quindi ci andiamo ad inserire nella 11-0 dalla quale siamo usciti la prima volta. Facciamo questo lavoro, ecco qua, e ora ci portiamo il filo su, quindi entriamo in questo modo, ci portiamo il filo sulle punte, su questa punta, e andiamo ad inserire le perline 1, 2 e 3. Quindi è una perla da 4 mm e due perline 11-0 e ci andiamo ad inserire nella punta successiva. Questo è proprio un modulo base. Facciamo questo, 1, 2, 3. Così. 1, 2. Facciamo tutto il giro. Ok.
le abbiamo inserite tutte. Ora dobbiamo andare a lavorare sul dietro. Avete la possibilità di creare un modulino uguale senza le perline e cucirlo, oppure possiamo andare ad attaccarci direttamente qui per fare l'altra parte, ed è quello che adesso vi faccio vedere. Noi siamo qui, come sempre ci portiamo il filo dove ci serve, e il filo ce lo dobbiamo portare qui. Siamo nella perlina centrale delle tre, quindi il nostro filo esce da questa perlina qui, quella che sta nel mezzo. Adesso ci facciamo inseriamo due perline che andranno ad essere poi, vedete, se noi le mettiamo qui, questo sarà l'altro lato dell'incastonatura. Quindi noi intanto inseriamo queste due perline e poi andiamo a crearci questo cerchio. Quindi, come abbiamo fatto all'inizio, inseriamo una 11.0 e 3 15.0 per 6 volte. Ecco qua, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ci portiamo appena giù e chiudiamo il cerchio. Questa volta il cerchio lo chiudiamo ripassandoci dentro. Dobbiamo ripassare all'interno di tutte le perline. Abbiamo fatto il cerchio, ce lo portiamo praticamente vicinissimo all'altro. Vedete, in questo modo io mi sono andata a creare quest'asola collegandola davanti. A questo punto inserisco due perline, mi vado a reinserire all'interno della perlina sopra. Ecco qua, l'ho cucita. Questo lavoro che vedete è diverso da quello che sta dietro, sul retro. Ora lo vedrete meglio man mano che andiamo avanti. È il davanti del lavoro, quindi ci riportiamo giù perché adesso dobbiamo andare a cucire le altre punte. Ci riportiamo giù, rientriamo in questa e ci andiamo a spostare alla 11.0 successiva, come abbiamo fatto davanti, in questo modo. E ora ci andiamo a cucire le nostre perline qui mettendone due, andandoci ad inserire in questa maniera. Aspettate che non voglio coprirvi con la mano, quindi faccio ok così. Aspettate che ci riesco, ecco qua, così. È sempre quella centrale delle tre esterne, ne ho messe due, ne metto altre due e rientro in questa, in quella praticamente, nella 11.0 sotto, e ho fatto la seconda cucitura, vedete, in questo modo. 1 2 3 4. Ora di nuovo mi porto alla 11.0 successiva del nostro cerchio, in questo modo. Faccio la stessa cosa, quindi di nuovo due perline, mi inserisco in quella centrale delle tre esterne
di nuovo due perline e nella 11.0 dalla quale era uscita, quella all'interno del nostro cerchio. Questo lavoro lo faccio adesso un'altra volta e poi inserirò la perla. Ecco qua, quindi sono uscita da questa, ora mi vado ad inserire così, mi porto il filo dopo la 11.0 successiva e a questo punto inserisco la perla all'interno in questa maniera, così. Quindi metto 2, 1 e 2, mi vado ad inserire, guardate che mi sposto, in quella centrale delle tre esterne, come ho fatto finora, soltanto con la perla dentro, di nuovo 2, entro qui. Mi vado a reinserire in quelle successive, uscendo dall'ultima 11.0 che ancora è libera, e inserisco 2 mi vado a mettere di nuovo all'interno di quella centrale delle tre esterne, come ho fatto fino ad adesso. Ok, guardate che qui il filo è andato dietro invece di restare avanti, quindi questa si deve andare a posizionare lì. E ora metto 2 e mi vado ad inserire di nuovo nell'11.0. Adesso il lavoro è terminato, vedete, la parte sul retro ha un tipo di disegno, invece la parte che secondo me è la parte davanti è un pochino più rialzata, perché queste perline la rendono un pochino più tridimensionale. Ecco, la perla è rotonda, non è schiacciata, quindi c'ha un certo spessore. Due cose, adesso io mi andrò ad inserire sempre portandomi il filo qui all'interno del foro, perché la perla non esce, però siccome è una perla forata si gira, si muove e quindi può essere brutto se a un certo punto si vede il foro. Quindi io mi riporto il filo su quella esterna come ho fatto prima, rientro qua e vado ad inserirmi all'interno della perla e esco dalla parte inferiore. Ora mi rivado ad inserire all'interno della perla, sempre la perla, la centrale delle tre, e se voglio ci posso anche ripassare, così sto tranquilla che la perla non si muove più. Vi voglio dire anche un'ultima cosa. Allora, questo modulo, come vi dicevo prima, è realizzato su una perla da 10 mm. Se volete realizzarlo su una perla da 12, come abbiamo visto, lo realizziamo inserendo invece di 6 volte la 11.0 e le 3 15.0 7 volte, e se volete invece utilizzare una perla più piccola da 8 invece di 6 dovete fare 5, quindi dovete ridurre delle 4 perline iniziali tutto il lavoro. E abbiamo provato ed entra con 5 perline si incastona la perla da 6, con 6 perline la perla da 10 e con 7 perline la perla da 12. Ora io per realizzare l'orecchino ho creato due moduli praticamente uguali ma di dimensioni diverse.
L'unica cosa che ho fatto, che adesso non ho voluto farvela subito per farvi vedere come si realizzava direttamente il modulo, è che la prima l'ho realizzata interamente, come ho fatto adesso con questa. La seconda invece, mentre la realizzavo, ad un certo punto mi sono andata ad inserire nella perla dell'altro modulo senza inserire una perla, come se invece di mettere questa io avessi inserito una perlina, mi fossi inserita direttamente dentro la perla e un'altra perlina, e ho continuato tutto il lavoro avendo però una perla in comune, e il risultato è stato questo, al quale devo ancora tagliare i fili però ve lo faccio vedere, vedete? Ci sono tutte le perle, però qui ce n'è una sola, perché mentre realizzavo uno dei due mi sono andata ad inserire direttamente in una delle perle che avevo già realizzato nell'altro. Allora, giusto un attimo, come vi dicevo, i due elementi vanno cuciti uno all'altro attraverso una delle perle della decorazione esterna. Vi faccio vedere giusto il passaggio. Noi ci troviamo in questo modo alla fine dei primi giri e andiamo ad inserire le perle, le 4 mm in questa maniera, come abbiamo fatto prima, come vi ho fatto vedere. Quindi una, due. Ad un certo punto voi vi dovete andare a collegare a questo, e per farlo, aspettate che giro la mano, fate così, inserite la perlina 11.0, vi andate ad inserire nella perla dell'altro elemento, in questo caso di quello più grande, inserite un'altra 11.0, dopodiché entrate, come se aveste messo una delle perline che state mettendo, ma invece di aggiungerla vi andate a collegare a questa. Dopodiché continuate. La seconda fase è un pochino più scomoda perché ci avete questo, però si realizza con facilità una volta capito lo schema. Continuate, andate a mettervi qui, e da qui continuate e poi fate il lato di dietro, diciamo seguendo il tutorial dell'elemento. Anche il video di oggi è terminato. Come avete visto, ho realizzato un modulo di base con il quale potete fare sia degli orecchini, ma potete anche fare un girocollo oppure un bracciale. Come sempre, se avete bisogno di aiuto o di qualche suggerimento, non esitate a contattarci su info@bibioline.com oppure venite a trovarci nel nostro punto vendita. Un saluto da Elisabetta.